Pace e bene. Oggi vorrei raccontarti un episodio dei padri del deserto. C'era un monaco che viveva da parecchi anni in un monastero. Giovane, esuberante e facoltoso, aveva lasciato ogni cosa per diventare santo. Prima aveva le mani belle, pulite come l'avorio, ora incallite come le squame dei coccodrilli. Prima il suo volto era liscio e rasato, la sua capigliatura lucida di unguenti, la sua toga adorna di fermagli d'argento. Ora, tosato come una pecora, portava sotto la tonaca un duro cilicio. Aveva sì domato la carne, ma una passione ancora resisteva tenace, la tendenza ad adirarsi. Se un fratello nel mietere lasciava indietro una spiga, subito gli strappava di mano la falce con gesto iracondo. Se al vicino di posto sfuggiva una nota sbagliata nel coro, arrotava i denti e gli allungava una gomitata. Un giorno, questo monaco si presentò all'abate. «Padre», gli disse, «ben vedo che non son fatto per vivere con i fratelli. Trovo in loro continue occasioni di peccato. Io pensavo che i monaci fossero tutti perfetti, invece mi sono tutti di inciampo. Mi ritirerò nel deserto, al di là del fiume. Laggiù, solo con Dio, non avrò più occasione di adirarmi». E trascurando gli ammonimenti dell'abate, prese con sé una brocca per attingere acqua dal fiume e partì. Sdraiato sulla tiepida sabbia, dormì il più bel sonno della sua vita. Poi cantò i suoi 12 salmi senza una nota stonata e pregò con fervore. Com'era quieto e felice in quella solitudine, in quel silenzio. Ora occorreva andare al fiume per attingere acqua. Andò e tornò, salmeggiando quasi come in estasi. Ma la brocca si rovesciò e tutta l'acqua si disperse sulla sabbia. «Pazienza», disse il monaco, e rifece la via andata e ritorno, quieto come l'olio, meditando sulla morte. Posò a terra la sua brocca e di nuovo gli scappò di mano. Si svuotò tutta. «Maledizione, cos'è mai questo? Il diavolo mi vuole tentare», disse. «Orsù, pazienza». E così riprende la via, attinge nuovamente e fa ritorno. E la brocca rotola a terra una terza volta. «Maledetta sii tu, vattene al diavolo!» Con una pedata furiosa e la brocca va in 100 pezzi, sferra calci ai frantumi e solleva un polverone di sabbia. Il povero giovane, dopo essersi calmato, comprese e tornò piangendo al monastero. «Padre mio, mea culpa!» dice all'abate. «Ho rotto la brocca a furia di calci. Ecco qua i cocci. La causa delle mie collere non è la compagnia dei fratelli, il nemico», e si picchiava il petto, «è qui dentro». Morale della storia. Quante volte pensiamo che la causa dei nostri problemi siano gli altri? San Doroteo diceva: «Viene una persona, ti dice una parola pungente e a causa di essa passi una cattiva giornata, pensando, per colpa sua, mi sono rovinato una giornata, ma sei proprio sicuro che la colpa sia di quel fratello o non piuttosto della tua poca pazienza?» Chiediamo al Signore la grazia di crescere nella mitezza e qualora sentissimo salire facilmente i bollori dell'ira, innanzitutto proviamo a respirare lentamente e a non reagire d'impulso e poi impariamo a chiederci: «Ma qual è il mio problema? Perché faccio così?» Proviamo a scendere un po' più in profondità e chissà che con l'aiuto di Dio, con un po' di esercizio, non cresceremo nella libertà. Che il buon Dio ti benedica.